bisogna leggere Vogliamo tutto di Nanni Balestrini, un po' per lo stile della scrittura, perché è veramente avanguardia, si potrebbe dire, innovativo se si pensa al 1971, e soprattutto perché racconta un mondo lontanissimo. Sono passati 45 anni, ma sembra di parlare del Medioevo. Insomma, descrivo una Torino che stava nascendo e ormai già non esiste più, non esiste già, e va assolutamente letto.